Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 38esimo episodio della serie francese sulla mappa Belgique Profonde. Oggi, come vedete, siamo qui con il fan favorite 515C con il caricatore frontale di default e come forche, ho preso quelle per levare l'insilato, ho trovato le CSZ, le uniche che ho trovato, che so che queste qua sono veramente fatte molto bene. Allora, come mod proviene dal 13. Si nota molto perché anche dalle texture e anche un po' dai comandi, tutto quanto. E qui è stato fatto da tre persone, nei credit ci sono tre persone, però non me ne ricordo soltanto una che è Fendfather92. Mentre qui abbiamo un Roland Remor, un rimorchio per balle della Roland, che adesso non ho info, però mi pare che c'erano qua. Allora, nei tecnologia per balle, ecco, ho trovato anche questi, però non ci dice nulla questo. Volevo utilizzare uno di questi due, ma per impilare le balle mi sembra molto meglio questo, che ho intenzione di utilizzare anche sulla serie agricola. Mentre questo qui no, lo escludo a prescindere. Questo qui ci potrebbe stare per le balle tonde, però impilarle differentemente. Questi due appunto sono The Frabel. Allora, il Renault è come avete detto di mi avete consigliato, un ragazzo me ne ha consigliato uno, però è praticamente quello della scorsa volta, soltanto che la scorsa volta non vi ho detto degli IC, però li ha, come vedete, ho aperto i finestrini, ha questo qui del come si chiama? Sollevatore frontale, le portiere, finestrino dietro e lunotto superiore. Adesso lo colleghiamo, vediamo un po'. Lo colleghiamo al Fendt. Volevo quasi collegare il Maxum al Roland, però vabbè dai, lasciamogli il Renault dato che l'ho usato una volta, dopo lo venderemo il Renault. Vediamo un po' se arriva. Certo che arriva. Che cavoli, devo andargli addosso tu? Ok, tanto noi ci mettiamo qua. Vediamo un po' se mi ricordo come funzionano i tasti. Mi pare che non abbia il caricamento automatico, almeno. Credo che non ce l'ha. Sinceramente non so bene i tasti da utilizzare, però ce l'abbiamo fatta a caricarla. Allora, ora noi andiamo qua dietro sul Renault, lo stacchiamo e ci mettiamo di qua, dai. Sono ancora le campane. Avete una fun l'unica funzione è quella con il tasto V di alzare questi supporti per le valle. Molto bello. Sinceramente sì, per non ingombrare spazio è comodo, però non è che sia un granché tenerli bassi, però è una bella animazione. Questo qui invece è l'animazione della console, purtroppo non è la sua giusta, non è il suo giusto caricatore frontale, però non ci viene dato nulla. Va, ecco, stiamo un attimo in... no, stiamo esternamente. Andiamo un po' centrali. Ok. Vi dico già in partenza che non voglio far danni. Potete, ecco, una funzione oltre all'apertura delle porte, c'è anche quello dei segnali di ingombro laterali, che adesso non sto qua a farvi vedere, però vi dico soltanto. E poi c'è l'altra funzione, vediamo un po' se riesco prima. No, non l'ho presa bene, voglio riprenderla meglio, però non dovrei girarla. Un'altra funzione, ovvero potete richiudere i lampeggianti, io li ho aperti perché in partenza ve li dà chiusi. Vediamo un po' dall'interno, no, dall'interno non vedo la profondità. Allora, abbiamo presa qualche maniera. Avevo fatto conto che erano 4 balle, invece no, sono 5. Allora, visto. Ah, che cavolo. Che cavoli sto facendo? Vabbè, noi le lasciamo lì per ora. Anzi, no, per ora niente. Facciamo tutto fatto bene. Eccole lì. Cavoli, però ho stretto.
Ok, in teoria le abbiamo caricate in qualche maniera. Ora abbiamo questo, ne ho fatte un bel po' di valle, almeno qui ne abbiamo fatte 5, vi ricordate che avevo fatto vedere. Mentre nell'altro campo almeno vorrei dire una cavolata, però più di, beh, una quindicina sicure. Perché ho appena finito adesso. Comunque questa settimana, questo video, cioè questo video qua dovreste vederlo. La settimana che va dal 22 al 28. Ah, tra l'altro, se avete gli esami, buona fortuna. Che in teoria dovrebbero essere, sì, sono in questa settimana. Almeno da me. Magari li avete già fatti, però non so. Ok, lì in qualche maniera abbiamo sistemato un po' la situazione. Comunque chi avrà gli esami non credo mi, beh, può essere, però non credo che mi stia seguendo in questo periodo. Allora, vediamo un po' se riesco a girarla un po'. Ah, cavoli. Girarla come voglio io, no, però, eh. E scappa. Come vedete, dietro ho messo un peso della sua. Ci sarebbero, avevo in mente di mettergli altri pesi, però su questo salvataggio ho soltanto questo momentaneamente. Allora, fatemela prendermi un po' sopra, o anzi no, era meglio un po' sotto, perché se vi ricordate, come avete potuto vedere prima, non arriva tanto in alto. No, però qua riesce. Allora, cavoli. Cavoli. Problemini tecnici. E nulla, non vuole star su. Ecco, magari prendendola un po' d'esterno. Vediamo se va al primo colpo. Non è andata male. Gli do un attimo una sistemata e direi che ci vediamo direttamente nell'altro campo, così faccio un piccolo taglio. Vediamo un attimo, aspettate. Sì, non è che sia andata meglio però. Fatemi un attimo vedere se ha la possibilità di bloccare. Ebbene no, mentre gli altri avevano la possibilità di bloccare il carico. Vabbè, ci vediamo nell'altro campo, a dopo. Come vedete ne abbiamo qua allora 2, 3, quella che ho caricato, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, una, un po', mi pare 15 o 16, perché mi sa che ne ho dimenticata una. Comunque ne abbiamo qui un bel po', quindi ho fatto bene alla fine a caricarle così in alto. Però allora io lo apro e poi le spingo in là, perché altrimenti è un po' un problema. Comunque, come vedete non le metto parallele, perché altrimenti una o l'altra fila cade. Quindi direi di metterle così, a tipo a triangoli. Lo so che non è molto bello, però rischiano di meno, diciamo. Vediamo un po' se la mollo, non cade. Cavoli, è caduta. No, anche l'altra. Allora, tenterò di sistemare la situazione. Quindi ora mi sa tanto che vi metto una bella parte del video velocizzata, perché altrimenti diventa noioso. Fatemi riprendere questa se riesco ancora, ma ok, l'altra dove è andata? Ok, quella lì. Adesso non riesco, però tenterò di fare un carico subito con due. Perché vedete? Loro che sono di là hanno più spazio e stanno bene, belle comode. Devo metterle proprio a filo. E poi ho notato che col trasporto quelle di là non si muovevano per niente. Invece questa qui che era sola si muoveva veramente molto. Facciamo così, mi sa tanto che vedrete quasi tutto il video velocizzato, perché andrà a finire che diventerà troppo lungo.
E nulla. Fatemi sistemare un attimo qua. Perfetto. Così. Se riusciamo a girarla ancora meglio. No, cavoli. Girarla nel senso spianare la terra. Vabbè. Non ci riusciamo. No, beh, dobbiamo riuscirci. Ah. Vabbè, io vado avanti un bel po' per conto mio e ci vediamo dopo. Bene ragazzi, allora, come avrete visto dalla parte velocizzata ho usato le CSZ, però ma qua tra l'altro si è staccato il... No, dove cavoli è andato a finire? Non mi dà più la console frontale, questo qui è veramente un gran problema. Allora, vediamo un po' se riesco a risolvere. Esternamente non ha comandi. Ok, allora, questo sì che è veramente un bel problema. No, esternamente non ha praticamente nulla. Ah, ok, coi tasti devo aggiungerlo. Con il tasto 6. Da lì c'è? Ah, devo selezionare il trattore, ok. Tutto a posto. Come avrete visto nella parte velocizzata ho utilizzato le CSZ, però le forche normali, non questo qui per le balle fasciate, perché altrimenti era un problema, veramente un grande problema. Quindi è bello come carro, però per le balle è un po' scomodo. Dovete essere bravi, il che io non lo sono. Adesso direi di portarla a casa. Comunque, prima di tutto volevo parlare un attimo di una cosa. Qualche giorno fa, cavoli, sta indietro, mannaggia. Praticamente lunedì 22 ho fatto un post sulla pagina. Fatemi salvare perché ora che sono tutte su. Sì. Salvataggio il contenuto e non spegnere il computer. Ok, salvato. Ho fatto un post sulla pagina riguardante i concorrenti di Farming Simulator 2017 e tra quelli ho citato Cattle & Crops, che tra l'altro non si sa nulla per ora. Poi c'è Farm Expert. Aspettate, prima partiamo degli altri. Ci sono tre: Cattle & Crops, Farm Expert e Pure Farming. Pure Farming. Pure Farming è veramente uscito, cioè è stato annunciato il gioco, veramente che non si sapeva niente, nessuno, almeno qua in Italia non se ne sapeva nulla. È stato presentato al Gamescom e ho visto un video e devo dire che promette veramente bene. Mentre come altro videogioco ci sarebbe, potrei provare, cioè la mia intenzione è di provarli un po' tutti, però sicuramente Farm Expert ve lo porterò in anteprima. Dovrebbe uscire un video questa settimana se mi viene data la key, perché mi è stato appunto detto, perché scorsa settimana ero in ferie, infatti non era reperibile. Comunque riguardante la key inizialmente non ero convinto. Allora aspettate, facciamola passare. Non ero convinto che mi venisse passata la key appunto dai produttori, però dato che qui abbiamo perso balle. Abbiamo perso, sì, balle. Vabbè. Comunque non ero fiducioso, però ora che mi sono stati già fatti presentare. Sinceramente ne ho presentato uno dei giochi che mi è andato, mentre l'altro è un horror, però ho preferito portarvi il simulatore, quello 911 Operator.
dato che è più un simulatore, mentre l'altro è proprio un gioco horror e ho deciso di giocarlo un po' io per conto mio e basta. Adesso io vado a riprendermi le altre palle. Comunque, non so quando vedrete questo video, però può essere che mi sia già stata data la possibilità di provarlo. Quindi, boh. Non so, magari vedrete questo video dopo la presentazione del gioco, può anche essere. Dato che in settimana non è ancora preciso perché penso, di solito mi danno una beta e poi mi fanno aggiornare su Steam. Dipende un po' cosa, secondo me, se è ancora una beta. Dopo su Steam mi fanno fare gli aggiornamenti del gioco originale. Comunque è ancora da vedere. E se state appunto guardando il video, beh, sono polacchi, non capiscono quello che sto dicendo. Magari hanno un traduttore, boh. Comunque vi ringrazio ancora per questa possibilità. Ah, per chi si volesse comprare il gioco, vi dico già che è disponibile online o nei negozi. A partire dal primo di settembre, cioè in teoria da settembre, quindi credo il primo settembre. Comunque non so bene. Credo sì, a settembre. Poi mi informerò sul prezzo e tutto quanto perché mi mandano tutto per email, bello scritto, chiaro e tutto quanto. E nulla ragazzi, volevo informarvi su queste cose. Spero che siate arrivati a fine video così avete potuto sentire tutto il discorso e nulla. Ecco, io ho preparato un test mode che deve uscire al posto di questo video, ma dato che sono riuscito a registrare questo video, il test mode me lo tengo per quando non ho nulla da pubblicarvi e ve lo pubblico, ecco. E nulla ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non è ancora fatto. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video!